Weekend 25, 26, 27 di giugno, l'ultimo weekend di giugno, torna con noi a Pronto Meteo Marcello Poggi, che lo scorso weekend ci aveva abbandonato. Buonasera Marcello. Ci aveva abbandonato la rete, più che io c'ero, la rete non c'era. Buongiorno a tutti. La rete ogni tanto fa le bizze, è vero. Però noi ricordo sempre che informiamo sempre in coda alle breaking news, ci trovate sempre con il link a Pronto Meteo e tutte le informazioni quotidiane che andate sempre a trovare su prontometeo.it. Anzi, andiamo subito per vedere, insomma, qui tutti si lamentano del gran caldo. Allora, che notizia ci dai? A parte che è estate, quindi fa caldo, è un caldo comunque in linea? Oppure c'è davvero quel senso di caldo che è un po' di soffoco, come si dice in gergo popolare? No, adesso abbiamo avuto giornate calde, ma abbiamo avuto anche giornate asciuttissime. Ieri abbiamo avuto vento forte, abbiamo avuto aria molto asciutta. In serata la temperatura è scesa, faceva quasi freddo, quindi adesso non confondiamo le cose. Le temperature minime sono state decisamente basse, contenute. Il caldo è un'altra cosa. Il caldo, io lo dico sempre, a me dà fastidio, poi non sono tra quelli che dice voglio che venga il caldo, poi dopo un'ora di caldo si lamenta, no basta caldo. Ecco, questa è, molte persone probabilmente fanno così. Purtroppo il caldo è qualcosa che soprattutto al centro-sud, ma un pochino anche al nord, dovremmo sopportare, soprattutto fino a lunedì avremo un nuovo aumento delle temperature. Però non si lamenteranno più quelli che dicevano che tutti i weekend sono rovinati, perché regolarmente stiamo avendo dei weekend con record di caldo, quindi... È vero, il picco di caldo è sempre la domenica sui 35-36 gradi, è vero. E infatti vediamo, insomma, assenti le precipitazioni, come vediamo qui dalla cartina in evoluzione di ARPA, non ci sono fulmini in circolazione e neppure, insomma, mappa pressione fronti, non siamo toccati noi al nord-ovest, no? In giornata potremmo avere qualche temporale locale, no? di difficile localizzazione come c'è stato nei giorni scorsi. Poi, come si vede sulla Spagna, si allargherà quella zona di alta pressione che avrà anche una matrice africana, quindi aria calda in arrivo, però insomma compatibilmente con quello che può succedere senza record. Poi da martedì probabilmente assisteremo a una riduzione delle temperature. Ecco, dovremmo avere un po' di pazienza domenica e lunedì probabilmente con le temperature. E infatti vediamo, insomma, su domenica e lunedì nelle nostre città ancora sui 34 gradi, come vedete qui riportate, anche nel fuoriporti, insomma, si raggiungeranno queste temperature. Ma veniamo appunto alla... Quindi resiste questo anticiclone di matrice africana, no? Sì, resiste, però dovrebbe poi indirizzarsi verso un entrare aria un po' meno calda dall'Atlantico e resistere probabilmente più sul sud Italia, dove veramente non abbiamo tregua praticamente. Ecco qui la cartina di sabato 26 giugno, vedete sereno, poco nuvoloso, temperature tra 17 e 32 che sono in aumento, poi come dicevamo prima l'accentuazione del caldo e dell'afa nella giornata di domenica. E quindi anche l'inizio della settimana abbiamo detto che è ancora l'insegna di questo anticiclone di matrice africana, poi verrà un po' di fresco verso metà settimana, no? Ma io aspetterei, perché fresco no, diciamo che si ritorna su temperature intorno ai 30 gradi, però vediamo, perché ecco appunto l'unica cosa che posso dire è che poi da martedì avremo dovremmo avere un nuovo calo di temperature, che si riportano su valori stagionali, diciamo, non su valori freschi.
Ecco, tu hai accennato a questi temporali di vento, ma in alcuni casi è piovuto pure così isolati e proprio brevissimi qui in pianura, nella nostra pianura padana, all'improvviso sia ieri che l'altro ieri. A che cosa sono dovuti? Allora, temporali di vento io non l'ho mai detto e non lo dirò mai. Allora, temporale con abbiamo avuto dei temporali. Allora, abbiamo avuto vento, perché abbiamo avuto a livello sinottico, cioè su scala generale, abbiamo avuto vento da sud-ovest. Poi, cosa è successo? Che questi temporali che si sono generati sul torinese, così, questi grossi temporali, soprattutto ieri, quando si attivano le correnti discendenti, si hanno proprio dei venti freddi e rafficosi improvvisi. E di questo abbiamo risentito. In alcune zone è anche piovuto, per esempio su Milano e anche più vicino, però diciamo in modo molto sporadico, e altrimenti abbiamo risentito anche a distanza di venti che sono detti di outflow, di uscita, che sono collegati ai temporali, ma non sono temporali di vento, sono la parte più periferica del temporale. Nella parte più periferica del temporale si manifestano questi venti freddi che fanno pensare appunto al fatto che sta arrivando un temporale. Per esempio nel mio libro dei luoghi comuni c'è "qui non piove mai". Qui non piove mai perché? Perché come al solito vediamo dei nuvoloni, un po' di qua, un po' di là. Vediamo, magari sentiamo qualche tuono, vediamo il colpo di vento e tutti diciamo ma come, non piove solo qua? Invece poi se andiamo a studiare la cosa ci accorgiamo che magari c'è un temporalino piccolino che si estende con le nubi più periferiche, innocue, magari per decine di chilometri, centinaia di chilometri, oppure che si manifesta con appunto queste raffiche più... Scusami, rifiuto la chiamata. Tutto in diretta, perché so insomma Marcello è molto richiesto, come vedete sta rispondendo a tutti i suoi fans. Soprattutto da chi vuole farmi cambiare fornitura elettrica, telefono. Vabbè, quelli insomma li abbiamo tutti come fans, sono un po' una palla al piede. No, io volevo farti vedere, per chiudere anche, visto che hai accennato a questi temporali violenti che ci sono stati, li facciamo vedere nel Casalese, dove comunque insomma ci seguono perché è una parte di Piemonte. Quello che c'è stato nei giorni scorsi, che è durato davvero una decina di minuti, ma che ha causato davvero tanti danni, e qui appunto c'è tutta la fotogallery che arriva dal piccolo. C'era un video che insomma è stato mostrato in rete proprio di questi alberi abbattuti, l'arredo urbano di Velto, oggetti tutto lungo le vie, arrivati da chissà dove, perché è davvero arrivato con una violenza inaudita. Vedete insomma anche i bar che lamentano danni ai gazebo, tutte le strutture che in pratica sono state divelte. Questi temporali non sono arrivati da noi, qui è arrivata quindi solo la coda, giusto? Esatto. Fino a Milano al massimo, ma non da noi. Comunque ecco, c'è da sperare davvero che proprio non arrivino da noi, anche perché avete visto che i danni sono stati davvero ingenti, c'era davvero in alcuni casi qualcuno che ha postato un fiume d'acqua proprio lungo le vie principali nelle zone del Casalese. Allora, fortunatamente appunto da noi non ci sono questi, non arriveranno nei prossimi giorni, ci godremo ancora un bel po' di caldo e poi ci ritroveremo la prossima settimana, venerdì, qui ancora insieme, Marcello Poggi al suo libro potresti fare col sottotitolo anche per l'estate, fa troppo freddo per nevicare, fa troppo caldo per nevicare. Sempre nevicare, va bene. Sempre è rimasto è fedele alla tradizione, Marcello. E ti diamo appuntamento a venerdì prossimo alle 19:15 su Pavia 1 TV. Salutaci il nostro Gabriele Campagnoli, che produce sempre le cartine, e insomma è giusto menzionare. Mi ha scritto, ha detto quando finisci.
Quando finisci sono quando giù finisci... è tu che mi aspetti in macchina. Va bene, allora digli, porta i nostri saluti. Grazie Marcello, buon tu weekend. È timido, non interviene. Ciao, ciao. Ciao, ciao.